Ciao a tutti, Mister Sport e Blogger. Dopo aver fatto il video sul Milan, cerca di commentare, visto una domenica indegna, dopo il risultato del Milan, anche la gara MotoGP. È lo stesso indegna, perché io tifo Jorge Lorenzo e Jorge purtroppo non è riuscito a vincere. Ma non è riuscito a vincere perché? Perché come Rossi ha fatto una scelta più conservativa, ovvero le gomme medie, sia avanti che dietro. Chi ha azzardato? Come Dani Pedrosa che ha azzardato la morbida, Marquez addirittura ha messo la dura avanti, ha vinto come ha fatto Iannone in Austria. Perché nonostante la gomma morbida, Michelin, la stessa Michelin ne sconsiglia l'uso perché non se ne conosce né la durata né la qualità. Ovvero quella gomma può cadere all'improvviso. Bisogna essere dei manici ultra fini, come Pedrosa, per stressarli il meno possibile e si ha un ritmo molto veloce. Però c'è il rischio che quella gomma può deciappare oppure avere un decadimento e poi non essere più utilizzabile. Quindi si fa l'azzardo, ma chi lotta per il mondiale l'azzardo non lo fa, tipo Jorge, tipo Rossi, tipo Marquez, e quindi vince chi rischia di più. Non è un mondiale bellissimo, un grande mondiale, è un mondiale a chi rischia di più. E chi rischia di più, tipo Crutchlow, tipo Iannone, tipo Vignales, ogni tanto pesca il jolly. Pesca il jolly della gomma morbida e gli altri non rischiano perché giustamente gli altri quattro si giocano in mondiale, a parte Pedrosa che è distante una vita, però a volte perciò sono vincitori diversi perché c'è chi rischia e chi no, chi ha tutto da perdere e chi no. Quindi questo è il commento sulla gara. Purtroppo mi dispiace per Jorge, ma purtroppo però c'è ancora nel mondiale. Voglio fare una postilla, un chiarimento su alcune persone, alcuni mi contattano pure sui miei post dicendo tu fai parte di un gruppo di Valentino Rossi e anche loro scrivono cose brutte, fanno cose brutte su Rossi ma non le denunci. Io le denuncio perché anche i miei ogni tanto sbagliano, ma io faccio parte di quel gruppo perché all'interno di quel gruppo ho dei rapporti personali con alcune persone del gruppo con cui scrivo, parliamo della gara, io faccio i miei video su quel gruppo perché anch'io, come loro, non tifo Rossi, non lo odio, non scriverò mai quello che scrivono loro, però ognuno fa quello che cazzo vuole e ognuno si assume le responsabilità di quello che scrive, di quello che fa. Tutti mi dicono, ma tu vuoi fare come Mr. Helmet? Ma sappi che Mr. Helmet ha lasciato il gruppo e ha fatto una carriera di videoblogger. La voglio fare anch'io, ma il gruppo per adesso non lo voglio lasciare. Sono mie scelte, mie cose che agli altri non devono interessare. Come Mr. Herbert è libero di fare quello che cazzo vuole, di scrivere, di dire quello che cazzo vuole, viene anche pagato per farlo, io non vengo pagato, ma faccio questa cosa perché mi piace, perché sento di farla, quindi faccio quello che voglio. Quindi io rimango nel gruppo a meno che non decida io di cambiare idea, di abbandonarlo, come hanno fatto altri, come ognuno è libero di fare. Però quello che io vedo fare dalla marea gialla, ovvero ogni volta che vengono gli spagnoli in Italia, li subeschiamo di fischi perché crediamo a qualcuno che crede un complotto senza avere le prove, senza avere le prove, io lo continuo a ribadire, e li riempiamo di fischi, oppure bruciamo i pupazzi, i Marquez, incitando l'ISIS, perché non credo che i tifosi che odiano Lorenzo o odiano Rossi citano l'ISIS e bruciano il pupazzo di Rossi. Io questo non l'ho ancora visto. E invece l'ho visto dalla marea gialla. Come ho visto oggi, altra merda. Come ho visto oggi, altri fischi, come ho visto al Mugello, i sacchetti, non vi posso dire di che cosa. Cioè, ognuno fa il suo schifo, però io penso che i miei non facciano questo schifo. Noi non tifiamo Rossi, ma lo rispettiamo. La marea gialla tifa Rossi, ma non rispetta nessuno. È diversa l'opinione, molto diversa. Comunque, ognuno fa quello che vuole, siamo in libertà, siamo in democrazia. Quindi fatevi gli affari vostri, chiunque commenta sulla mia pagina è libero di vedere i miei video, è libero di contestare, io rispondo. Se voglio rispondere, rispondo. Se no, ognuno va per la sua strada e non c'è nessun problema con nessuno. Io rispetto tutti e tutti devono rispettare me. Quindi andiamo avanti, poi se diventerò un videoblogger famoso, come voglio diventare come Mr. Helmet, perché piace la MotoGP e tifo Biaggi e Lorenzo, ve lo ripeto ancora per l'ultima volta, per il loro stile di guida, per quello che sono, per il loro carattere che è simile al mio. E perché io Rossi non mi piace, sono libero di fare chi cazzo voglio e non sono stufo a doverlo ripetere, ma sono costretto a ripeterlo. Faccio parte di un gruppo che non è per Rossi e finché decido di farne parte, visto che ci sono con alcuni, ci siamo anche iscritti, con alcune persone del gruppo,
siamo anche amici, quindi faccio quello che voglio. Per il resto, la gara di oggi, il mondiale, è ancora in mano a Marquez, e quindi vediamo come va a finire. Domenica c'è Aragon con un pedroso in stato di grazia che sembra essersi svegliato, e una piccola postilla, voglio una piccola postilla, per il fatto delle alette, perché Pedrosa è andato veloce, è andato forte con senza alette. Allora, su questo do ragione a Meda e a Sanghini, che di solito critico sempre perché per me fanno delle telecronache che non sono parziali, non sono telecronache fatte in parzialità, sono telecronache fatte per un solo pilota, ma stavolta le alette hanno ragione. Perché le alette, oltre ad essere brutte da vedere, non mi sembra abbiano tutta questa utilità. Perché se Pedrosa ha stradominato e ha stravinto, senza alette, con le gomme, vuol dire che queste alette non danno dei vantaggi. Dall'India dice che danno dei vantaggi, però a me non sembra. Comunque, io spero che verranno tolte, anzi l'anno prossimo verranno tolte, perché le moto sono più belle senza alette. E da quello che si è visto, forse sono anche poco utili. Quindi io vi saluto, ognuno per sé. Potete commentare sulla mia pagina, se diventerò videoblogger famoso vi risponderò, però cercate di rispettare le mie scelte, soprattutto la mia vita privata. Ciao a tutti.